Oggi un video semplice semplice. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E bentrovati sul canale. Bentornati ragazzi, sono appena tornata da Roma proprio ieri e per questo io vi volevo ringraziare tutti. Grazie, grazie, grazie per essermi stati così accanto in questa fantastica avventura della mia partecipazione alla trasmissione Quelle brave ragazze. Del resto una trasmissione con questo titolo non poteva fare a meno di me. Una brava ragazza così. Scherzi a parte, almeno una volta nella vita sono stata una brava ragazza e la cosa mi ha riempito di gioia. Volevo ringraziarvi enormemente perché siete stati di una presenza costante, affettuosa, meravigliosa. Voi non ci crederete, ma ve lo giuro, mi fate un coraggio. Io quando sono lì, per non tremare e battere i denti, sebbene l'emozione si veda, perché ragazzi io sono una persona normale come te, come tutti voi, che viene presa dalla vita normale e buttata davanti a una telecamera sporadicamente. Questa è stata la seconda volta nella mia vita in diretta, quindi il panico di cadere dai tacchi, di cadere dallo sgabello, di sbagliare il congiuntivo. Ebbene sì, anche una che insegna può avere paura di sbagliare il congiuntivo in diretta, perché sapete, quando il cervello non connette con la bocca e può uscire qualunque cosa. Bene, sono quelli i momenti che ti fanno stare un pochettino col nodo in gola, ma che poi si superano. E devo dire che questa volta, la volta scorsa mi sono trovata benissimo, il tempo e il denaro, ma questa volta a Quelle brave ragazze mi sono trovata veramente veramente bene, perché il clima era gioviale e giocoso, quindi più adatto alle mie corde. L'altra trasmissione era un po' più seria e impostata, qui invece proprio ci siamo divertite con le ragazze, bellissime, sono bellissime tutte, molto professionali e tra l'altro carinissime e dolcissime, perché hanno avuto parole veramente bellissime per tutto quello che ho portato. Io lì ho portato riciclo, quindi non è che ho portato grande arte, ma come ho detto in trasmissione, la base, quello che serve per incominciare ad avvicinarsi all'arte, quindi forse la frangia più importante dell'arte, quella che stimola la creatività spicciola. E siamo qui proprio per questo, bando alle ciance. Quindi io ringrazio la RAI per avermi invitato, ringrazio le quattro brave ragazze per avermi messo a mio agio. Loro non vedranno mai questo video, ma mi andava di dirlo, perché sia Valeria che Arianna che Veronica che la Mario sono veramente, sono state fantastiche. Poi sono impazzite per le matrioske e per le etichette, quindi io grande orgoglio, grande orgoglio. Bene, detto ciò, continuiamo col nostro di divertimento e oggi faccio un video semplice semplice, come vi ho detto. Io l'avevo dato un po' per scontato, però poi quando ho letto i vostri commenti poi ho capito che era necessario. Vi ricordate quando ho fatto il portapenne con il barattolo di tonno e le mollette? Durante il tutorial io ho fatto una treccia e vi ho detto: non vi spiego come si fa la treccia perché lo sapete fare tutti. Bene, e in molti mi avete scritto in privato sotto il video: no Ombretta, noi non sappiamo fare la treccia, Ombretta video sulle trecce, e via discorrendo. Oggi quindi vi faccio vedere tre semplici modi per fare tre trecce decorative. Io ho scelto la corda per fare queste trecce, che non è il materiale più indicato dal punto di vista resa bellezza, però è un materiale molto facile che vi fa vedere il passaggio dei capi. Voi invece volete fare le stesse trecce con qualsiasi materiale vogliate, lana, cotone, la maglia grossa, verranno sempre delle trecce bellissime. E allora spostiamoci di là e andiamo a imparare come si fanno tre semplici trecce, dal modello base a uno un pochettino più complesso, ma tutte e tre molto semplici, promesso. Ho fatto la rima. Ed ecco tre semplici modi per fare una treccia per abbellire i lavoretti. Ho preso una corda, ma potreste fare le stesse trecce anche con lana, nastro di raso, fili di raso, ciuffi di cotone, insomma con tutto, anche con i vostri capelli volendo. Io qui con la raffia, con la corda, ho preso il materiale più semplice, anche perché questa cordina è molto carina, perché già è, sembra lei stessa una trecciolina. Allora cominciamo subito. La prima treccia, la treccia basica, la treccia a tre capi.
voilà, prendo tre pezzetti di spago e faccio un nodo. Adesso vedete, ho qui tre capi, il laterale, il centrale e l'altro laterale. Per fare una trecciolina, altro non devo fare che passare al centro ogni volta quello che sta sul lato centro. Ce ne sarà sempre uno in mezzo, quello laterale passa al centro, una volta il destro, una volta il sinistro, una volta il destro, una volta il sinistro. Passando da laterale diventano a loro volta centro, quindi dal lato vado al centro e mi fermo, prendo l'altro e vado al centro e mi fermo, e vado al centro e mi fermo, e vado al centro e mi fermo, e vado al centro e mi fermo. E piano piano, come vedete, viene fuori la trecciolina. Vado al centro e mi fermo, vado al centro e mi fermo, e continuo così per tutta la lunghezza. Quindi dall'esterno in alto scavalco il capo centrale e tiro il laterale, quello che prima era al centro, prima a destra, poi a sinistra. Dall'esterno scavalco alto, dall'esterno scavalco alto. Ok, quando avete finito, siete arrivati alla lunghezza che desiderate, fate un altro nodino da questa parte e chiudete la treccia. Ok, quindi facciamo in modo, allargando i capi un po' stretti, che tutti i capi abbiano più o meno la stessa dimensione. E questo è il primo motivo a treccia. Passiamo al secondo. Ok, treccia a 4 capi. Conviene, e facciamo una treccia a spina di pesce. Abbiamo due capi da una parte e due capi dall'altra. Alternativamente passiamo il capo esterno nel gruppo dell'altro, quindi da una parte all'altra. Dobbiamo avere sempre due capi in mano, ma quello esterno ogni volta deve passare dall'altra parte. Quindi da qui passa sopra e qui diventano tre. Tre non possono stare, quindi quell'esterno passa di qua e fa parte dell'altra squadra. Da qui quell'esterno passa di qua, da qui quell'esterno passa di là. Qui dovete stare attente a non confondere i capi. Fate passare sempre quell'esterno al di sopra degli altri due e farlo congiungere con quello che è rimasto singolo. Treccia è molto bella e anche molto ordinata a vedersi. Fatta con dei ciuffi più grossi è veramente bellissima. Quindi sono due e due, quello esterno passa sopra e gli altri diventano tre, quello esterno passa sopra e ritornano ad essere due e due e si ricomincia. Dall'esterno passa sopra e si torna di qua, poi l'esterno passa sopra e si torna di qua. E
Ed ecco qui il motivo della seconda treccia. Anche qui, quando avete finito, quando ne avete fatta abbastanza, io ora mi fermo adesso perché non ho motivo di continuare a intrecciare, stringo un bel nodo e l'eccesso via. Prendiamo 4 capi di nuovo. Ultima delle trecce per oggi. Poi, se questo video vi è piaciuto, chiedetemene, perché ci sono infinità di trecce da farvi vedere. Se invece lo trovate, come pensavo anche io, un video un po' superfluo, perché io credo che tutti sappiate fare le trecce, ma evidentemente non è così, come ho potuto notare dal video in cui non vi ho fatto vedere come la facevo e me l'avete chiesto in tantissimi, prepariamo questi 4 capi. Questa tra tutte è la più complicatina, ma veramente è semplicissima. Abbiamo qui 4 capi. Allora, il primo esterno a destra passa sul secondo da sopra, così. Il primo esterno da sinistra passa attorno al secondo da sotto e si mette sopra quello che avevamo fatto passare prima. Quindi 2 e 3. Il primo esterno destro supera il secondo da sopra e diventa il secondo. Il primo esterno di sinistra passa il secondo da sotto e scavalca il terzo da sopra. Così. Poi di nuovo dentro, sotto e sopra, questa è una treccia antichissima e bellissima ed è una treccia che viene dalla panificazione, dal pane, quindi passa sopra, l'esterno passa sotto al primo, così, e sopra il secondo. Ora io devo andare in piano perché non ho nessuno che me la tenga, né posso ficcarmi il capo in bocca come faccio di solito sempre, però se voi avete qualcuno dall'altra parte che vi regge la treccia, vedrete, vi verrà semplicissimo. Io la devo tenere in tensione bloccandola qua. Vi faccio rivedere di nuovo il passaggio. L'esterno destra supera da sopra e diventa il secondo, poi blocco. L'esterno sinistro supera da sotto, quindi passa sotto e poi supera il successivo da sopra e diventa il secondo. Cioè gli esterni diventano sempre il secondo di destra, quindi tac, tac. Tac. Voglio farvi vedere però la treccia, che è una treccia molto larga e molto particolare e molto bella per la decorazione. Ecco qua, guardate che bella forma ha questa treccia. Ora vi faccio la foto del 3 effetti di treccia, così che possiate decidere voi quale treccia far più al caso del vostro lavoretto. Se volete altri modelli di treccia, lasciatemelo scritto tra i commenti e io provvederò a farvene. Sappiate che ce ne sono veramente, veramente tantissimi. Vi lascio alle foto delle 3 trecce e ci vediamo dopo. Tech. Adesso tocca a voi allenarvi e poi aggiungere questi elementi decorativi ai vostri lavoretti. Potete aggiungerli sotto forma di fiocchetto o sotto forma di motivo decorativo, decidete voi. L'importante è che sappiate farli, perché questi elementi stanno proprio alla base dell'orpello della creatività. Bene, se questo video vi è piaciuto, intrecciatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare sui miei altri canali. Ombretta, il mio canale di lifestyle e beauty
minuti dove si parla un po' di tutto. Vuoi correre una cappa? Il canale invece dove trattiamo di cucina insieme a Gabriele è naturalmente su Poti Toys, dove Enzo e Gabriele vi aspettano con i loro 1000 giocattoli. Ma io sono qua infatti. E lui è qua infatti, fa il regista. Bene, io vi aspetto anche su Facebook, vi aspetto su Pinterest, ma soprattutto vi aspetto su Instagram. Bene, basta parlare, andiamo a mare. Da Ombretta e d'arte per te è tutto. Ci vediamo la prossima volta e speriamo non con 40 gradi. Ciao!